No! Porca di quella noia. Egli questi bloopers, porco. No! Non stavo davanti ad una telecamera da lontano 2019. Sono cambiate un sacco di cose. Siamo cresciuti, ci siamo allungati i capelli. La ciutia è rimasta sempre quella. Comunque, oggi siamo qua per uno scopo ancora più serio dell'ultima volta. Infatti, oggi abbiamo avuto l'intervista esclusiva del candidato a sindaco Carmine Ferraro per quanto riguarda la lista numero 2 Rinascita. Adesso facciamo uno piccolo swipe, andiamo da Dante e sentiamo cosa ha da dirci. Bene, bene. Eccoci qua, siamo insieme al candidato a sindaco della lista numero 2 Rinascita, Carmine Ferraro. Grazie a voi, buongiorno per l'invito. Allora, Carmine, in maniera molto rapida e indolore ti porremmo alcuni quesiti per quanto riguarda i giovani all'interno di Lungro e che cosa tu ti proponi di fare per loro, ok? Allora, i giovani, diciamo che sono la linfa del nostro paese, ma da diversi anni non vengono presi in considerazione, da diversi anni e non vengono coinvolti abbastanza nella vita amministrativa. C'è bisogno di rinnovare un moto di orgoglio lungrese, un moto di orgoglio lungrese che è che i giovani diventino protagonisti della comunità e veri portabandiera del nostro territorio e nel mondo. Bene, a tal proposito vorrei iniziare con la prima domanda, infatti, quale prospetto hai per i giovani del paese? Appunto è questo che dicevo, che devono essere promotori, devono essere coinvolti, dobbiamo sentire anche le loro proposte, devono essere partecipi al seno del Consiglio Comunale, perché non si può andare avanti senza la presenza dei giovani, senza il loro coinvolgimento nella vita amministrativa di un paese. Perfetto. E invece, Carmine, quali sono i progetti per evitare la fuga dei giovani? Perché abbiamo sentito nei vari comizi ripetuta questa terribile costante. Beh, purtroppo, allora, oltre alla possibilità dello smart working, che andrebbe comunque integrato con i servizi ad ora insufficienti che ci sono nella nostra comunità, e ci sono settori come l'agricoltura e la forestazione, dove diversi giovani sono già impegnati, ed altri settori come l'artigianato, il turismo e le piccole e medie imprese dove si potrebbe investire qui a Lungro. Come futura amministrazione comunale, vorremmo un po' spronare i giovani, diciamo, a fare impresa nel territorio, fare impresa ed avvicinarli alle possibilità che le politiche comunitarie e di bandi nazionali e regionali offrono, in modo da fare progetti per far investire i giovani nel nostro territorio. Bene, e un'ultima domanda, Carmine, non ti rubiamo altro tempo. Quanto è importante il coinvolgimento per i giovani in politica? E se qualora dovesse essere eletto lei, ci sarà un coinvolgimento a 360 gradi per i ragazzi? Il coinvolgimento dei giovani è un aspetto fondamentale per la comunità e nel nostro caso i giovani fanno parte già a pieno titolo della squadra che ha elaborato, prodotto e divulgato le proposte del programma che abbiamo detto nei comizi, abbiamo ripetuto, del programma elettorale e mi auguro una volta eletto che ancora più giovani possano avvicinarsi alla squadra, possano avvicinarsi al paese, possono avvicinarsi ai nostri progetti, possono affacciarsi alla vita politica e alle questioni di interesse locale, attraverso anche l'organismo della consulta giovanile che abbiamo intenzione di fare e mantenere sempre più vivo e a proposito il nostro, mantenere sempre più vivo e propositivo il nostro paese. Bene Carmine, noi abbiamo finito le domande, poche, chiare e semplici. Siamo noi che ringraziamo te. Grazie a voi per il lavoro che state svolgendo in questo periodo. Grazie mille e una buona giornata, Carmine. Buona visione.